tra questa interlocuzione di Rina con il Ross, o per quello che voi avete intuito che poteva essere con il Ross, finalizzato a risolvere o comunque ad affrontare, ad aiutare Cosa Nostra a risolvere i problemi di Cosa Nostra, c'entra la vicenda dell'arresto di Rina? O quello che lei ha detto prima meglio, il fatto che Rina sia stato venduto da Provenzano? Che sia stata, cioè, una resa e un prezzo che si è dovuto fare allo strapotere di Salvatore Rina, cioè nel momento in cui la parte politica, dopo l'uccisione del Lima, è andata in tilt, diciamo che ha avuto paura, nel senso che quelle persone che, come diceva Rina, a proposito di politici, che mangiano nel nostro piatto e poi gli sputano, queste sono parole di Salvatore Rina, per questo dovevano pagare. Giustamente, nel momento in cui cade un personaggio di una certa levatura, che è Salvatore, Lima, cioè i politici cominciano ad avere paura, quindi ci sarà c'è una reazione politica, e quindi appositamente verrà fuori l'inizio della fine di una parte della, se non tutta, diciamo, ma in modo particolare quella della Commissione, che ha avuto un ruolo nel contesto stragistico. Quindi quello è l'inizio, diciamo, dove saranno garantite determinate, fra cui la non perquisizione del covo di Rina, saranno salvaguardate appositamente altre situazioni, quale quella del Provenzano stesso, per essere chiaro, tutti gli altri, cioè tutta quella parte che aveva avuto un ruolo nel discorso di un'aggressione politica sia ai politici che ai magistrati, doveva essere completamente, diciamo, annientata, eliminata con gli arresti. Prego. Sì, grazie. I politici andati nel panico dopo l'omicidio Lima, ha detto lei, lei di questa, di questo atteggiamento dei politici andati nel panico, lo trae da che cosa? Le parla con qualcuno o è una sua intuizione? Lo trae dall'atmosfera che si respirava, diciamo, sempre vado a ripetere che io nel 92 ricordo sempre, certo, a me stesso, certo, che sono in carcere. Però anche a livello di fuori arrivavano notizie di una pesantezza e di questa paura. Là vi erano altre persone che facevano i colloqui, di cui arrivavano notizie, e questa situazione di paura, cioè si sentiva bene, diciamo, non solo a livello politico ma a livello generale, cioè
si era perfettamente percepito anche a chi non, no, cioè che quello era l'inizio, no, non era la fine, ma era la punta dell'iceberg che ancora doveva venire. E per diciamo, avere fatto fuori a Lima, che era un personaggio a livello con Andreotti, diciamo che era uno dei personaggi più importanti dell'entourage andreottiano, la situazione già bastava guardare questo per esserci un clima abbastanza teso. Senta, lei poco fa ha usato una frase chiara, insomma, evidente, ha parlato nella sostanza di Provenzano che vende Riina. Ma chi compra Riina? Chi è che ha comprato Riina? Diciamo quella parte di Stato alcuni versi diciamo che avevano avuto una vicinanza con Cosa Nostra, diciamo quello spezzone di Stato, alcuni indubbiamente operando in buona fede, altri convincendo, ricattando altri e altri in assoluta malafede. Quindi per eliminare questo attacco, cioè che si è permesso il Riina di sferrare contro il potere, quel potere politico, non parlo di tutto il potere politico, ma per una parte del potere politico che aveva avuto un ruolo nell'appoggiare Cosa Nostra. E poi successivamente le strage, perché sono state fatte? Sono state fatte appositamente per indurre anche in buona fede quella parte di Stato onesto, chiamiamola ragione di Stato, chiamiamola come vogliamo, per indurlo appositamente a porre fine a questa cosa. Quindi la consegna, il prezzo da pagare con la messa a parte di tutta quella frangia violenta di Cosa Nostra che aveva attaccato direttamente lo Stato e tante persone che con lo Stato e con le cose, con le stragi non c'entravano. E quindi per indurre quella parte di Stato che non era completamente, diciamo, ricattare diciamo con la forza, con la violenza lo Stato sano italiano. Prego, procuratore. Sì, grazie. Questo che rapporto ha? Che nesso ha questo che lei ha appena detto con la politica di sommersione di Provenzano? E poi Parte da là, come? tutto parte da là, signor Bruno. Tutto parte da là. Quello è l'inizio di questo processo, di questo pagamento, di questo contributo che si doveva pagare appositamente con l'eliminazione del numero uno, diciamo
con assieme tutta la commissione provinciale e non solo, cioè l'azzeramento di tutte quelle persone che avevano avuto un ruolo militare stragistico di forza portato avanti contro le istituzioni dello Stato. Ma per questa vendita, ora chiamiamola così volgarmente, la consegna o comunque il fatto che Rina sia stato in qualche modo venduto ai carabinieri per poi allo Stato, c'è però una vicenda che riguarda l'arresto di Rina, che è la vicenda di Balduccio Di Maggio. Lei stesso ha detto prima, ridendo, noi pensavamo che a vendere Rina fosse stato Di Maggio. Ecco, le chiedo ora perché ridendo e come si incastra questa vicenda di Di Maggio con quello che lei ha detto dopo a proposito invece della precisa volontà di Provenzano di vendere Rina al Guardo Rosso. la stampa, la televisione, subito è uscito fuori questo discorso del Di Maggio, che poi piano piano, confrontandoci, discutendoci a mezze, anche a volte anche a mezze parole, cioè non ci abbiamo completamente creduto. Come ho detto, ripeto, subito dopo, perché dentro di noi c'era un credo che spesso e volentieri, quando si arrestava un latitante, spesso si usava il termine che c'era qualcuno che glielo aveva insegnato con il dito. Lo stesso discorso abbiamo pensato al Motelage, per quando è successo questo discorso, una ragione in più, mentre che cammino, che era stato un discorso proprio fatto, cioè era stato venduto da altre persone per non inquinare, diciamo, magari la vera fonte dove potevano venire le cose. Prego, procuratore. Sì. Quindi come veniva vissuto Rina da quella parte di Cosa Nostra che più si riconosceva in Provenzano? Come lo consideravano? Ancora come un capo a tutti gli effetti o come un personaggio, come dire, che era diventato pesante, che era diventato. Due modi per conquistare il potere, uno violento e uno pacifico. Cioè Rina, Provenzano ed altri hanno conquistato il potere con una guerra, cioè con l'eliminazione di tutta quella parte di opposizione dentro Cosa Nostra. Questo quando? Quindi nell'81, dall'81 in poi. Quindi nell'ambito nostro, diciamo che Rina, ma nello stesso Provenzano fino alla fine degli anni 80 parlava sempre bene di Totuccio. Quando parlo di Totuccio Rina, ne parlava sempre bene. Parlava bene di lui e parlava bene in modo particolare di Luciano Riggio. Anche nel nostro contesto, quindi nel mio, anche se io sono una persona che sono nato nelle mani di Provenzano e non nelle mani di Salvatore Riina. Per quanto riguarda il Salvatore Riina, da un punto di vista di portare avanti le cose nostre, da un punto di vista militare,
diciamo che assieme al Provenzano erano i numeri uno. Ed era visto fino a quando, diciamo, hai eliminato, fino a buona parte degli anni 80, era stato visto abbastanza in senso positivo, anche se era considerato troppo violento, troppo irruento. Viceversa, il Provenzano era considerato più diplomatico, più politico per alcuni versi. Il Riina era intransigente, quando le cose subito, rompiamoci i corna, tagliamoci la testa e basta, e ora discusso finiva là. E cioè, fino a quando la situazione reggeva che lui doveva fare guerra e si basava sempre sulla violenza, e Riina poteva stare in altri 100 anni, ma doveva fare sempre guerra contro Cosa Nostra, contro lo Stato, contro. Cioè, doveva fare sempre. Cioè, nel momento in cui ha commesso degli errori, indubbiamente. E io mi sono permesso a dire, può anche darsi che è stato consigliato male, ora da chi non lo so. Nel momento in cui ha commesso l'errore di mettersi contro quello che è lo Stato, ha perso la guerra, ha vinto tante battaglie, però la guerra l'ha persa. Viceversa, il Provenzano facendo da paciere, da pompiere, in tutto quel contesto, come se lui non c'entrasse, questo intento sottrarre, come se lui, come ho detto stamattina, veniva da un altro mondo. Lui con Salvatore Riina nemmeno lo conosceva, era un vergenello che era arrivato e che si cominciava ad impartire di nuovo ordine, ma cioè ordine però in una certa parte di Cosa Nostra, come ho detto, ma non in contesto generale all'inizio, dopo l'arresto del Riina. Prego, Sì, procuratore. senta, poco fa lei, riferendo a quelli che potevano essere i benefici di ritorno, le richieste, le esigenze di Cosa Nostra o in particolare anche di Provenzano, quando, come dire, ha mandato Ciancimino in missione, ha parlato anche del fatto della protezione di Provenzano. Vuole essere più preciso su questo punto? Da essere preciso non mi viene per niente, diciamo, difficile, perché io personalmente assisto, stando assieme con lui, che ha notizie. Quando mettono la polizia e i No, no, mi scusi, carabinieri delle CIM. signor Giuffre, chiedo scusa, ho sbagliato evidentemente io di queste cose, poi proseguiremo nei dettagli. Volevo solo dirle se conferma che tra le contropartite previste da quell'accordo, da quella trattativa, vi fosse in qualche modo anche la protezione e quindi il non arresto, per essere chiari, di Provenzano. Ah, era l'unico, per quello che posso dire, con quei discorsi, con quegli agganci, Scusi, signor Presidente, scusi, da Opera, io cercavo Prego, di intervenire, poi un disguido tecnico avvocato. Prego, mi pone l'ascoltiamo. nel mezzo di una risposta. No, dico questo, signor Presidente. L'opposizione alla domanda fatta in maniera intempestiva non per colpa nostra, perché sono i mezzi tecnici che oggi non hanno consentito la tempestività, Non ci sono niente, problemi, niente di avvocato. che. Prego, può No, procedere. si tratta di questo. Abbiamo sentito la precedente risposta che sarà poi oggetto di valutazione, a sua volta era tutta una valutazione del signor Giuffrè, no?
Poi il procuratore chiede, conferma che eccetera eccetera eccetera. Ora, una domanda che avvia con il conferma, tutti sappiamo essere una domanda in sede di esame oltremodo suggestiva, quindi proprio perché si sentono dalla televisione queste risposte, danno ancora più l'impressione di essere tutte in violazione del 499, vabbè, sia sui fatti specifici, avvocato, sia per la suggestività. Però, l'abbiamo recepito, la domanda la in effetti va fatta in forma diretta. Abbia pazienza. Su questo concordo, l'ha fatta in forma diretta. Presidente, grazie. Volevo finire in questi termini, perché poi domattina dovrò farmi sostituire, saranno fatte tre domande. C'è Giovanni Anania, sa lui tutta la storia dei processi che ha fatto il signor Rina, quindi la vostra professionalità è molto alta, ma la difesa ha interesse in questo momento a segnalare come appunto si violi il 499 secondo chi vi parla, sia sotto il profilo della suggestività, sia sotto il profilo di non chiedere fatti, ma valutazioni al teste. Ecco, sotto questo duplice profilo, uno ineriva la precedente domanda e fa da premessa sull'opposizione della seconda domanda, che esordisce con un conferma che... Ecco, sulle valutazioni mi riporta a quanto detto prima, non è ammissibile. Dobbiamo considerare anche il ruolo rivestito al Giuffrè secondo quello che lui ci sta riferendo ora, e quindi è inevitabile che determinate valutazioni, cioè almeno determinate valutazioni non le possiamo disgiungere evidentemente dal suo ruolo, e quindi sono... con naturale, Presidente, per così Presidente. Dire. Però sì, quindi da questo punto di vista non la seguo. Sicuramente la posso, effettivamente alcune di quelle domande non sono state poste in forma diretta, in questo senso invece va recepito, e quindi invitiamo il pubblico ministero a fare domande in forma diretta. Signor Presidente, a mia volta mi rendo ben conto, ma qui c'è un dato specifico, iniziale e preliminare, lo stato detentivo di Giuffrè Antonino nel 92, da quando va a quando va, è un presupposto che la Presidenza della Corte ha fatto presente all'inizio dell'esame, ancora non l'abbiamo chiarito se è stato arrestato a gennaio, però, sono dati semplici. Sono semplici, ma in questo momento non ne disponiamo. Anche lei può fare la sua parte, visto che ha un'esperienza di processi non indifferente, probabilmente dove già vado? Su questo può lei avere... Dove vado? Sono stato 20 minuti al freddo e al gelo a aspettare di entrare stasera, mi dica lei dove vado? Mi dispiace. Scusi, Presidente. Questo mi dispiace per il disagio personale, ma purtroppo disagio, ovviamente non lo posso procurare io, quel dato non lo posso procurare, ovviamente... Chi ha interesse può sempre fornirlo alla Corte, siamo qui per recepirlo. Riprendiamo l'esame. Pubblico Ministero. Grazie. Senta, un ultimo chiarimento, credo poi di avere finito. Per quello che lei ha appreso a proposito della missione di Ciancimino, qual era questa missione? Qual era il fine della missione di Ciancimino? Quella di ufficialmente, diciamo, di cercare di fare, come mi ha detto il Provenzano, gli interessi di Cosa Nostra. E dietro le quinte, diciamo che poi c'è stato un discorso che, sempre facendo gli interessi di una parte di Cosa Nostra, cioè facendo arrestare tante persone e altre persone invece no. Questo, secondo me, diciamo che è la chiave di lettura sul discorso di Ciancimino. È partito con un discorso di missione a livello pacifico in generale, si è concluso con un discorso ben diverso,
sempre dietro dettatura da parte del Provenzano, che è sfociata appositamente nell'arresto del Salvatore Riina. Ho capito. Prego. E quindi questo dialogo, questa trattativa era il fine ultimo della missione di Ciancimino. Dopo l'arresto di Riina questa cosa proseguì o si fermò lì? Con l'arresto di Riina, diciamo che ormai la strada era stata tracciata, le basi erano state fatte, quindi il discorso posto Riina, come ho detto, nell'andare ad eliminare, non fisicamente, ma diciamo andare a arrestare tutta quella parte, in modo particolare a livello di commissione, cioè quella strategia, quel prezzo che si doveva pagare, si è continuato a pagare. E sì. Poi, come ho detto e ripeto, nel finire del 93, inizio del 94, inizierà tutta una nuova storia per quanto riguarda il discorso politico a livello nazionale. L'ultima domanda davvero. Quindi si pagano questi prezzi, l'arresto di Riina e, come abbiamo visto questa mattina, gli arresti di altri importanti componenti della commissione di Cosa Nostra vicini a Riina. Con questi soldi, con questo pagamento di questi prezzi, che cosa si è comprato? Si è comprato, o si cominciava a comprare, cioè l'eliminazione di quella frangia più pericolosa di Cosa Nostra, che doveva essere azzerata, quella parte di Cosa Nostra militare, stragista, quella doveva essere completamente eliminata. Questo è chiaro, questo è chiaro, però l'artefice, diciamo, che è il regista interno che aveva portato avanti questa strategia in accordo con il Ciancimino mandato in missione e poi successivamente portato avanti, diciamo che il regista ne era perfettamente il Provenzano. Quindi colui che guadagnò in tutto, da un lato ci andrà a guadagnare lo Stato con l'eliminazione di quei soggetti più pericolosi di Cosa Nostra, e che quindi molti di quei soggetti che dovevano essere uccisi potevano cominciare ad avere dei sogni più tranquilli. Poi successivamente si aprirà, dopo questo discorso, un'altra pagina importante, che è appositamente dal 93 al 94, e diciamo che inizierà un nuovo capitolo. D'accordo, però prego. La domanda era che cosa riceve Cosa Nostra? È il mio esame, se non le dispiace. Sì, pubblico ministero, anche se per la verità ha risposto su questo. Sostanzialmente, io l'ho chiesto, no. E lui ha risposto. No, a quando rispondere, secondo me, sui costi, cioè sui prezzi pagati, sulla moneta pagata. Per quello che possiamo capire, contemporaneamente, questo costo era anche un guadagno dall'altra parte. Per quello che volevo ci ha detto, sapere se c'era dell'altro. Che ci ha detto. Allora la domanda, quindi facciamola in termini più diretti. D'accordo. Cioè c'era dell'altro oltre all'interesse? Oltre a questa tranquillità, oltre all'interesse, a quello che ricavava. Oltre a questa, rinnovazione interna di Cosa Nostra, che era diventata provenzaniana, Carl di Jung che passa la china, a Cosa Nostra erano stati promessi o concretamente dati, riconosciuti, altro tipo di benefici?
Quelle riconosciute, diciamo, erano riconosciute a Provenzano e alle persone, diciamo, a lui vicino, perché poi mi sembra che di cose di un certo rilievo, di vantaggi, diciamo, nel contesto in oggetto avremo un pochino l'attenuazione successivamente al 41 bis, se non ricordo male, il discorso sui collaboratori di giustizia, cioè vi è un certo allentamento, diciamo, nelle maglie repressive dello Stato, mi sembra che ci sia stato. D'accordo, grazie. Io per adesso non ho altre Ho domande. risposto. Sì, grazie. Presidente, volevo chiedere se il signor Giuffrè si sente di continuare l'esame o perché lo sento affaticato. Forse è l'abitudine alla. Se possiamo continuare, c'è la terza parte che durerà almeno un'altra ora. E allora, se possiamo proseguire, questo eventualmente se ci sono problemi ce li rappresenti. Vabbè, indubbiamente, signor Presidente, che non è che è stata una passeggiata, Lo sono abbastanza capisco, stanco, lo capisco. cercherò di resistere, prego. Va bene, poi d'altronde ci potremo aggiornare e proseguiremo quando lei riterrà, o anche, evidentemente, Grazie, grazie. questo vale anche per gli altri presenti, perché capisco che la giornata è impegnativa e pesante un po' per tutti. Però se riuscissimo in effetti a completare l'esame da parte del pubblico ministero, credo che sarebbe un ottimo risultato. E allora, Sì, il buonasera. dottore Buonasera Tartaglia. signor Giuffrè, innanzitutto sono Roberto Tartaglia del Pubblico Ministero. Buonasera. Io prima di passare agli altri argomenti dell'articolato di prova, le volevo fare qualche domanda veramente sintetica e specifica su temi che sono stati affrontati fino a questo momento. Si tratta di domande specifiche e sintetiche. Lei ha parlato stamattina della riunione in cui è stata decisa la reazione di Cosa Nostra presso l'abitazione di Guddo nel dicembre del 91. Lei ha conoscenza, sa se quella riunione è stata preceduta o seguita da altre riunioni svolte nel territorio di Enna? Io alla sua domanda rispondo affermativamente di sì, però non so, cioè non ricordo bene, cioè la fonte di dove mi sia arrivata questa notizia, però nei miei ricordi ho la certezza, nei miei ricordi, che ci sia stata una riunione, a livello, Enna come territorio. Sì, affermativamente. Deduco che lei Però non non mi abbia ricordo le partecipato fonte. alla riunione di Enna, da No, questo suo discorso. completamente. Non ne ho parlato, quindi non ho. E Io personalmente dai suoi ricordi è possibile che queste riunioni di Enna fossero quelle della commissione regionale? no. Probabilmente 90 su 100, sì. No, scusi Presidente, Presidente, non ho io sono partecipato, non sa avvocato di settore. nient'altro. Non sa Posso, nient'altro. La opposizione. domanda mi pare inammissibile. In questo caso La mia opposizione. abbiamo già recepito la domanda in questi termini, evidentemente non può essere posta, anche se stamattina già Giuffre ha parlato di riunione della Commissione regionale, che avrebbero preceduto la riunione del dicembre 91. Lei non riesce a specificare meglio questo suo Allora, vediamo ricordo, la fonte di questo suo ricordo sulle riunioni di Enna, cioè se, quando e da di. chi le Allora, fu detto? più questo, allora noi possiamo chiedere invece se ha un ricordo più preciso rispetto anche a quello che ha detto stamattina su riunioni della Commissione regionale. Probabilmente, però non sono sicuro, signor Presidente, che sia un discorso nell'ambito di Madonia Giuseppe in quel contesto, però non trovo altro nei miei ricordi. Va bene. Sappiamo benissimo del discorso della Commissione regionale, come ho detto prima, della riunione, chi vi faceva parte, va bene, tutto questo, però cioè, se la memoria non mi inganna, come ho detto stamattina, c'è stata una riunione che ha preceduto quella provinciale, quella commissione provinciale, a livello più alto, a livello regionale, e che 99 su 100, come ho detto, è stata quella di Enna. Prego. Per quanto riguarda le riunioni alle quali lei ha partecipato personalmente, lei ricorda se in queste riunioni, quando si parlò dell'eliminazione di Lima e delle successive attività in programma, fu avanzata da qualcuno la proposta di rivendicare queste azioni con la sigla della Falange Armata? Esattamente no. Però,
Presidente, queste domande poste così mi sembrano suggestive. La risposta è esclusa, su questo possiamo già... Senta, lei... Fermo restando che in effetti la domanda va posta in maniera... Chiesto, se era a conoscenza in quelle riunioni, se qualcuno propose... Se sa qualcosa della Falange Armata, ma se con riferimento alla riunione è una domanda un po' suggestiva, ma comunque andiamo lei avanti. Oggi ha parlato di due schieramenti contrapposti e ha fatto anche alcuni nomi. Sa dire a quali di questi due schieramenti, cioè quelli più vicino a Riina o quello più vicino in qualche misura a Provenzano, fosse in particolare Santa Paola e che posizione avesse Santa Paola sulle stragi? A parte ho risposto stamattina, diciamo che Santa Paola era vicino sia al Provenzano che a Salvatore Riina, però mi sembra che nell'ultimo periodo, quindi parlo prima dell'arresto del Santa Paola, giustamente nel 91, per quello che riesco a ricordare, diciamo che pur restando sempre nel contesto Riina, era un pochino più diffidente nella sua strategia, restava sempre, diciamo, perché d'altronde il capo era lui, tenendo presente anche un fatto che attorno al 91 il Salvatore Riina mi ha parlato di standa supermercato, cioè se vi erano nel mio mandamento dei supermercati standa. Questo, signor Giuseppe, poi dovevano... lo affrontiamo più nel dettaglio questo discorso della standa in un secondo momento. La mia domanda era se lei ha conoscenza della posizione di Santa Paola sulle stragi, in qualche misura ha risposto. Di quale stragi sta domandando? Sulla la posizione espressa da Benedetto Santa Paola sulle attività, sulla linea Rignana portata avanti da Bagarella. Quindi anzi, sulle stragi in genere o su quali stragi? Sulla strategia stragista, questo è il senso della domanda, credo che sia questo, e l'abbiamo compreso. Ha fatto riferimento alle due fazioni, quindi credo che sia chiaro per tutti, che si tratta di strategia stragista. Prego, evitiamo polemiche e andiamo avanti. Lo so che ci sono state tante morti. Evitiamo polemiche e andiamo avanti. Lei, signor Giuffè, sa se Vito Ciancimino avesse dei figli? Presidente, posso? Signor Presidente, sì, posso da opera? Ritengo non sia una polemica, con tutta serenità. Non mi riferivo a lei, Avvocato Ciamperoni, ma a uno scambio che probabilmente sarà sfuggito anche... No, ma ho capito, era tra il collega Avvocato Anania e il pubblico ministero, ma ho voluto premettere questo, perché per quello che sto per dire, signor Presidente, vorrei riportare la sua attenzione su un passaggio. Allora... si parlava nella domanda e nella risposta precedente del 91, quindi anzi poi la Corte come tema di domanda è intervenuta, quindi la riunione regionale 91. Ora, da ultimo, il pubblico ministero che sta intervenendo parla di linea riiniana portata avanti da Bagarella, quindi siamo dopo il 93, cioè l'arresto di Riina è 15 gennaio 93, quindi stiamo facendo una grande confusione, perché dal 91 andiamo al 93. Dirà il Presidente, se ne gioverà la difesa in discussione della confusione, replica la difesa, ci si augura anche noi, però intanto siamo qui da stamani. Vedo che lei già ha fatto domande e risposte anche per conto della Corte, ma è andato forse un po' perché il problema è questo, l'esame va fatto in termini chiari, sul in termini chiari precisi, per la verità, parliamo del 91 e del 93, questo sto chiedendo io. Quel riferimento per la verità al 93 almeno a noi è sfuggito, quindi ha detto ora il pubblico ministero. La domanda, ritornando sulla domanda, mi riferisco alla domanda precedente, la domanda precedente era fatto quel riferimento alle fazioni, era c'è la trascrizione, noi la potremo rivedere l'eventuale conoscenza della posizione di Santa Paola nell'ambito dei due schieramenti di cui giustamente Giuffre ha parlato fino a questo momento, e vorrei che si andasse oltre. Signor Giuffre, lei è a conoscenza, sa se Vito Ciancimino avesse dei figli? Non so se sono due, se sono più, uno era massimo, diciamo quello... Ma lei li ha conosciuti i figli del signor Ciancimino, del signor Vito Ciancimino? Io non ho conosciuto né il padre né i figli, per essere preciso. Senta, lei dopo l'arresto di Riina ha continuato a incontrare Bernardo Provenzano?
procuratore. Come ho detto, scusi Giuffre, si fermi un attimo perché rifare le stesse domande, mi pare che su questo è stato molto molto preciso, l'ha ripetuto più volte, ha parlato di un mese, 20... La domanda è per quanto tempo dopo l'arresto di Rina ha continuato ad incontrare Provenzano? Ha già detto. Evidentemente su questo stamattina ha ampiamente riferito, quindi non vorrei che non si ripetessero o si riprendessero esattamente gli stessi temi. Ci può dire in quali... Lei stamattina ha fatto riferimento a Belmonte, ci può dire se gli incontri con il Provenzano sono avvenuti soltanto a Belmonte o anche in altri territori? Incontri, parlo sempre di incontri successivi all'arresto di Rina. Questo è importante perché fino a un certo periodo, cioè oltre a Belmonte Mezzagno, come ho detto, c'è stata qualche riunione, anche qualche incontro, per meglio dire, a Bagheria e qualche altro incontro a Palermo. Successivamente, attorno all'inizio del 94, mi sembra, ed in modo particolare mi sembra che lo stesso Benedetto Spera avrà dei problemi con la giustizia, e quindi diciamo che su Belmonte Mezzagno non faremo più appuntamenti, almeno io, con il Provenzano. Diciamo che il luogo abituale, o per meglio dire, per la stragrande maggioranza degli incontri che io avrò con il Provenzano, avverranno nel territorio di Mezzoiuso, e quindi diciamo che buona parte dal 94 fino al giorno dell'arresto del Benedetto Spera nel casolare di Cola la Barbera, i nostri incontri avverranno su territorio di Mezzoiuso. Poi successivamente, diciamo, dopo l'arresto di Benedetto Spera, lui abbandonerà il territorio di Mezzoiuso perché è bruciato, diciamo, e si avvicinerà al territorio di Civinna. Lei riesce a quantificare gli incontri che ha avuto nel territorio di Mezzoiuso con Bernardo Provenzano in questo arco temporale? Non è che mi viene facile, signor procuratore, andare a dire 10, 15, 20. Con che cadenza, diciamo, temporale li incontravate in questo periodo? No, nemmeno questo, diciamo che non erano più i tempi in cui settimanalmente ci si incontrava, anche se eravamo un pochino più distante, diciamo, come residenza. Io tengo presente che ero latitante e quindi gli incontri avvenivano più alla lunga, anche se, diciamo, possiamo dire ogni 15-20 giorni in linea di massima, e poi dipendevano anche, diciamo, dalla urgenza degli argomenti di cui sia io che lui avevamo di bisogno. Posso dire ogni 15-20 giorni, posso dire altrettanto che settimanalmente avevamo uno scambio o quasi di pizzine o di lettere con lo stesso Provenzano. Ma lei sa da chi era gestita la latitanza di Provenzano a Mezzoiuso? A Mezzoiuso fino al, come ho detto, all'arresto del Benedetto Spera, e quindi siamo all'inizio del 2001, se non vado errato, la latitanza era gestita da Cola la Barbera per un verso di Mezzoiuso, dal dottore Napoli per un altro verso, ma diciamo in modo particolare da Cola la Barbera e dai suoi familiari, i fratelli e i nipoti. Prego. Senta, ma gli incontri che lei aveva a Mezzoiuso con Provenzano dove avvenivano? Nell'ambito del territorio di Mezzoiuso, ma dove vi vedevate? Siamo sempre in territorio fra Mezzoiuso e Campo Felice di Fitalia. Vi è un'azienda, non so se ancora è gestita dagli stessi, che era gestita da un parente di Cola la Barbera.
se ricordo bene, il fratello, lui spesso con noi, le sue grigie li mettevano assieme là, e quindi in questa azienda, in questo fabbricato, ci si saliva sulla destra scendendo per Agrigento, sullo scorrimento veloce vi era una stradella sterrata, si arrivava a un caseggiato dove vi era una modesta, un modesto fabbricato rurale, un'estate eccetera eccetera. Lì abbiamo fatto io e lui un sacco di appuntamenti. Un altro luogo dove con il Provenzano ci si incontrava era in una villetta attigua alla azienda del Colla Barbera stesso, che aveva preso in affitto questa villetta, che se ricordo bene era del genero della Barbera. Questa villetta ho fatto tanti appuntamenti pure. In un altro caseggiato, in un'altra azienda agricola di un altro fratello, di un altro parente della Barbera, Cola, che era questo invece sulla destra di Mezzoiuso, del paese di Mezzoiuso, si saliva sulla strada per andare a Mezzoiuso, poi si andava a destra, che vi era, come me lo ricordo, una piccola serra dove producevano funghi, si proseguiva e si andava a finire in un'azienda appositamente di queste parenti del Cola La Barbera. Se ricordo bene, ne era il fratello, un'azienda di allevamento, dove erano stalle, allevamento bovine, e poi ce n'è un'altra ancora, lì ci siamo stati. Sempre a Mezzoiuso, parliamo sempre del territorio di Mezzoiuso? Sempre territorio, diciamo, fra Campofelice e Mezzoiuso. Questa su Mezzoiuso, non so, quella ultima che sto parlando, perché ci si affaccia un pochino, ci si avvicina, diciamo, a Gozrano, ma è comunque sempre nel contesto di Mezzoiuso. Quello che sto dicendo, invece, alle spalle di Mezzoiuso vi era una casa di un altro, di un ragazzo, diciamo, di Mezzoiuso proprio, mi sembra che poi lo hanno combinato un certo Giuseppe, ma non mi ricordo se si chiamasse lo sotto o qualche cosa del genere. Lì ci abbiamo fatto pure qualche appuntamento. Comunque gli appuntamenti che sono stati per la maggiore sono state quelle sul lato di Campofelice e quella nella villetta attigua all'azienda del Cola alla Barbera. Ma erano incontri soltanto tra lei e Provenzano, o partecipavano a questi incontri anche altre persone, erano presenti anche altre persone? Diciamo che spesso e volentieri in questo contesto di Mezzoiuso spesso e volentieri c'era anche, giustamente, fino all'arresto Benedetto Spera, anche se diciamo che poi io i miei colloqui me li facevo per i fatti miei, anche se spesso, diciamo, avvenivano anche assieme. In questa villetta, in quell'azienda sul lato di Campofelice, di tanto in tanto, mentre che io là, venivano altre persone di passaggio, di cui ricordo un giorno mentre eravamo assieme, Ferro di Canicattì, se ricordo bene, era Totò Salvatore, è stato lui un'oretta circa là, però io me ne sono andato per i fatti miei. Invece e poi in linea di massima, diciamo che qualche volta con Carlo Greco, con Pietro Aglieri, nella villetta attigua all'azienda del Cola La Barbera, diciamo che era limitrofa all'azienda stessa, tant'è vero che noi spesso e volentieri ci vedevamo nell'azienda di Cola La Barbera, e poi a piedi dall'azienda di Cola La Barbera ci avviavamo nella villetta che distava a pochi centinaia di metri. Lì c'è stata occasione di incontrarci appositamente in questa villetta con altre persone. Senta, ma ci sono stati, Masino, lei ricorda se ci furono? Masino, posso venire alla sì, discorso? Assolutamente, i nomi delle persone incontrate. Masino Cannella, c'è stato un incontro in questa villetta con Benedetto Spera, Provenzano, io, Pino Libere e Masino Cannella. Masino Cannella in questa azienda, diciamo, in questa villetta più di una volta. Prego, procuratore.
le chiedevo, lei sa se ci furono momenti in cui Provenzano ebbe ragioni di preoccupazione sulla sicurezza degli incontri in mezzo chiuso? Direi proprio di sì, perché come ho detto, abbiamo frequentato per diverso tempo e tante volte l'azienda che dava su Campo Felice. E queste ragioni di 95 per ragioni, diciamo, che di sicurezza. Allora a un certo punto è scattato un allarme. Vediamo se riesco a fare mente locale sul periodo. Sul 95 dovremmo essere, in questo modo spero di non sbagliarmi. Appositamente è scattato un allarme che vi era stata una soffiata, cioè era venuto fuori che il Provenzano era in quelle zone ed in modo particolare in quell'azienda del lato di fra Mezzo Chiuso e Campo Felice di Vitalia. Quindi cioè, si è rimasti sempre si è continuate a stare sempre nella zona di Mezzo Chiuso, però per un periodo di tempo in determinate zone non ci siamo andate più, cioè sono state bruciate. Si sono presi degli accorgimenti particolari. Prima di parlare degli accorgimenti, questa notizia dell'allarme su Mezzo Chiuso, a lei chi l'ha data? Provenzano in persona. E che cosa le disse? Prima, lo sapeva Provenzano, lo sapeva Benedetto Spera, il discorso, non so per quello, cioè Benedetto Spera non so se sapeva tutti i retroscena o meno, comunque era stato allertato lo stesso che vi era stata una fuga di notizie, un discorso che aveva preoccupato il Provenzano, perché le forze dell'ordine erano venute a sapere che appositamente il Provenzano si trovava in queste zone. Quando lei dice fuga di notizie, che cosa intende di preciso? Per fuga di notizie intendo che ci sia stato qualcuno che ha fatto una spiata, che ha detto alle forze dell'ordine, ai carabinieri, che un confidente, per essere ulteriormente precise, che il Provenzano si trovava in quelle zone. Ora, il Provenzano era stato avvertito e quindi sono state prese le precauzioni possibile per cercare di non farci fregare. Ecco perché dicevo, sono state prese delle precauzioni.